Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi siamo qui per le letture di dicembre dell'anno scorso, quindi come ho concluso l'anno in fatto di letture, che mi ha dato alcune soddisfazioni, alcune delusioni, ma bene o male sono riuscita a leggere alcune cose che mi ero imposta, tra tante virgolette. Il primo libro che ho letto è stato anche un libro che ho acquistato l'anno scorso, uno dei pochissimi che ho acquistato per premiarmi, che comunque sono stata brava tutto l'anno. Ed è un libro che sono stata contenta di acquistare perché comunque sostenevo il progetto di due ragazze molto brave e talentuose che purtroppo fanno parte di quel gran gruppo di persone che, pur essendo brave, l'editoria italiana non calcola di striscio. Sto parlando dei cartoni di Lui e Lei di Liletta Eli e Mazza Rambaldi. Questo è un libro meraviglioso se siete nostalgici come me, perché va a toccare tutti i cartoni animati degli anni 80-90 che hanno fatto parte della nostra infanzia. E tutto questo è corredato delle bellissime illustrazioni di Max. Ovviamente sotto vi lascio i canali YouTube delle due creatrici. È stato un viaggio meraviglioso, Liletta e Max veramente mi hanno riportata bambina. Riaffrontando tutti i cartoni che vedevo da piccola e anche quelli che non vedevo perché tanti non li ho visti perché purtroppo avevo una pessima ricezione a casa. Però è stato veramente un libro super carino, mi è piaciuto un sacco ed è anche ben strutturato perché comunque abbiamo la sezione maghette, abbiamo la sezione robot, abbiamo la sezione sportivi e via dicendo. È veramente un lavoro ben fatto. Sono state bravissime, è un libro che merita tantissimo e sono sicura che con tutto il successo che avete avuto, chi vi ha rifiutato il lavoro si sta mangiando le mani, perché è veramente meraviglioso. Poi, nella TBR che avevo fatto prima di Natale, avevo detto che avrei voluto smaltire un po' di fumetti delle Tartarughe Ninja, o almeno di mettermi in pari. Al momento, nel mese di dicembre, non l'ho portata in pari, però sono abbastanza vicina adesso. Comunque ne ho letti quattro numeri, ovvero il numero 30, il numero 31 e il numero 32 e il 33. La storia mi piace, vediamo come si evolve il conflitto contro Shredder, le divinità che sono in questo universo e tutta la magia che la circonda. Questi non sono tra i miei preferiti, ho preferito di più quelli che sono venuti dopo, ma comunque devo ritenermi soddisfatta perché 4 comunque nel mese di dicembre li ho portati a termine. Ho poi portato a termine anche Croa Chimera di Kylie Sorano con il numero 3 e il numero 4. Allora, questa storia purtroppo non è conclusa. Non so perché, se in patria hanno finito lo spazio a disposizione, l'hanno cancellata. Praticamente il quarto volume arriviamo fino a un certo punto della storia. E poi nel quarto volume, una volta finita la parte di narrazione c'è tutta questa parte qua che sono gli appunti di come sarebbe dovuta evolversi la storia, che sarebbe stata una gran figata, però interrotta. Purtroppo, cioè, bella come sarebbe continuata, peccato che è interrotta. Poi, per rispettare le ultime lettere del mese, avevo la V e la Z. Questo perché la X, la Y, non avevo nessun titolo, la Z anche non avrei avuto titolo perché avrei avuto solo Tre uomini a zonzo di Jerome K. Jerome, ma essendo il secondo e non avendo letto il primo non l'avrei letto, però Angela mi ha mandato Z di Katsuhiro Otomo e Tai Okada perché sapeva che mi piacciono i manga, quindi me l'ha mandato da vedere se io avevo un'altra opinione e quindi ho potuto portare a termine la challenge. Comunque, tornando prima. Per la lettera V ho scelto Vita dopo vita di Kate Atkinson. Questo libro famosissimo, se ne è parlato un sacco, che mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Nel senso, andiamo con ordine. Di che cosa parla questo libro? Noi vediamo Ursula, questa bambina, e tutte le vite che lei vive. Perché ogni volta che Ursula muore, ricomincia da capo, la propria vita, sempre in maniera un po' diversa, e noi vedremo tutte le varie vite che avrà Ursula. La prima volta che muore è quando nasce, perché nasce morta, soffocata dal cordone ombelicale. La volta che ricomincia, il dottore taglia in tempo il cordone ombelicale, quindi vediamo fino a dove va, poi quando muore e via dicendo così. Quindi vedremo tutte le varie versioni e possibilità della vita di Ursula, fino ad arrivare a due, diciamo, finali possibili.
della sua vita, che devo dire che è un po' quello che mi ha deluso. Allora, sinceramente, bella l'idea, però il finale è abbastanza inconcludente, nel senso, mi piace la frase, che secondo me è quella che guida tutta la storia, per cui c'è un credo buddista per cui tu muori, quindi soffri un grande dolore per non affrontarne in futuro uno che sarebbe stato molto più doloroso. Adesso l'ho riassunta un po' così, però non me la trovo la frase giusta. E quindi da questo lato qua capiamo il perché tante volte Ursula sia morta. Però d'altro canto arriviamo alla fine che abbiamo tre finali diversi. Io l'ho vista come tre finali diversi. Uno in cui Ursula uccide una persona molto importante. Il secondo dove Ursula riesce a rincontrare il fratello che si credeva morto. Il terzo dove Ursula rinasce un'altra volta. Ora, io non dico dammi il finale giusto, ok, bom, è quello. Capisco che ci siano possibilità diverse seguendo il tratto di questa storia. Ma perché non mi dai quello, diciamo, che sia definitivo, no? Lei ha affrontato, seguendo l'idea di questo concetto, ha affrontato quello che era il vero scopo della sua vita, bom, era quello, lei continua la sua vita. Oppure, appunto, lei riesce a... visto un finale, lei riesce a fare il secondo, boh, no, l'ultimo, lei rinasce di nuovo. Perché? Poi ho visto che esce anche una specie di seguito, di spin-off dedicato al fratello, però non penso che lo leggerò perché questo mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto, non credo di volerci spendere altro tempo su una storia che è legata a questa storia, cioè non mi ha fatto così impazzire da volerci impiegare altro tempo. Poi per la lettera Z, come dicevo, inizialmente non avrei dovuto leggerla perché alla fine della fiera non avevo il libro, non potevo leggere il secondo senza aver letto il primo. Però Angela voleva sapere cosa ne pensassi di questo manga e quindi ho fatto rientrare questo nella challenge. Quindi di Katsuhiro Otomo e Tai Okada Z, che devo dire che mi è piaciuto come concetto idea fino a un certo punto. Nel senso, qui partiamo dal presupposto che il Ministero della Salute giapponese crea una macchina che si prenda totalmente cura degli anziani, che si prenda cura dei loro bisogni al posto delle persone, quindi che le altre persone non devono più stare dietro agli anziani che hanno bisogno di cura e tempo, ma che possano lavorare per invece contribuire all'economia. La nostra protagonista è una studentessa di infermeria che si prende cura di questo nonnetto, come lo chiama lei, che sarà la cavia per cui provare la prima macchina, il primo letto che si prende cura di questi anziani. Se non che le arriva un messaggio d'aiuto proprio dal nonnetto, che tramite la macchina fa arrivare a lei questo SOS. E quindi qual è il punto? Tu sì, metti una macchina che risolve tutti i loro bisogni, ma non gli dai l'amore, il calore di relazionarsi con un'altra persona. Fin qui la storia ha senso. Arriviamo poi al punto in cui la macchina, per come è in realtà la macchina, non è un semplice letto, inizia a evolversi e a crescere e per una serie di eventi è convinta di essere la moglie di questo nonnetto, che in realtà è morta molti anni prima. E il finale è un po' così, cioè avrei preferito avere qualche pagina in più che mi spiegasse il concetto, anche solo un del genere. La macchina ha questo algoritmo per cui se gli metti dei dati e di qualche genere prende questa personalità, ad esempio, lo butto lì così. Però almeno quello avrebbe spiegato qualcosa di più, invece il finale è molto lasciato lì all'interpretazione. Quindi sì, carina l'idea, ma non è niente di che alla fine della fiera. Peccato, perché l'idea di base era molto molto carina. Poi, per la The Bros Challenge c'era da leggere questo mese, il mese scorso, il libro dedicato al Natale. E io ho trovato in biblioteca in dono un libricino piccolino, tranquillo, che ho detto, ma sì, è perfetto. Ovvero, Quando i gatti scrivono a Babbo Natale di Bill Adler. Sono tutte letterine di Natale, vi lascio il video dove ne ho parlato, brevemente, perché non c'è molto da dire, sono letterine a Babbo Natale dei gattini. È carino. Una cosa molto carina. Se la volete regalare ai bimbi, questo è meraviglioso. Cioè, è proprio
per i bimbi è stupendo. L'ultimo libro che ho letto è una raccolta di racconti ed è Le dolci chimere di Johnny Peirone. Un libro che anche qui ho trovato in dono in biblioteca, mi incuriosiva il titolo e la parte sul retro. E proprio per quello che c'era scritto ho detto vabbè dai proviamo, sarà interessante. Comunque sotto Natale mi piace leggere un po' di avventura e mi ricorda un po' quel periodo in cui c'erano quei brutti film per la televisione ma che noi adoravamo, tipo Phantom Hero ad esempio, che è bellissimo, io lo adoro, è bellissimo per me, però effettivamente è abbastanza trash. Comunque purtroppo non mi ha fatto impazzire questa raccolta dei racconti, perché ho trovato che il filo conduttore che doveva in qualche modo legare questi racconti, perché appunto questa raccolta è divisa in due, ovvero i sogni del Bruno e i racconti del Lampione, non fossero così collegati, soprattutto il primo, i sogni del Bruno, mi aspettavo in un qualche modo che fossero più collegati tra di loro, quando una persona viaggia con la fantasia, no? Però a un certo punto viene interrotto dalla vita di tutti i giorni. Purtroppo, appunto, non essendo così collegato come l'avrei voluto io, non è che mi ha fatto impazzire. I racconti del Lampione, invece, anche lì avrei voluto un filo conduttore più presente. Però mi rendo conto che è un gusto personale, magari per chi è abituato a leggere tante raccolte di racconti, questo invece è un dettaglio totalmente inutile. Queste sono state le letture del mese di dicembre, tra altri e bassi comunque sono contenta perché mi sono portata un bel po' di letture a casa, anche se non sono tutti i libri, ma non importa perché comunque per me l'importante è leggere, soprattutto dicembre è uno dei mesi in cui sono più incasinata a lavoro, quindi assolutamente non avrei avuto la testa di mettermi lì a leggere tanti libri, quindi va benissimo così. Con questo io vi saluto e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!